Ancora pochi mesi di attesa per svelare il sipario del Teatro Antonio Ghirelli di Salerno, un teatro che anche per questa terza stagione 2014-2015 si dice pronto a cogliere e regalare tutte le sfumature di un'ossimorica dicotomia tradizione e innovazione. I particolari sono stati resi noti in conferenza stampa nella Sala del Gonfalone al Comune di Salerno dal direttore della Fondazione Salerno Contemporanea Antonio Bottiglieri e dal direttore artistico Egina Di Napoli, sotto gli occhi dell'assessore alla cultura Ermanno Guerra e del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Il Teatro Stabile di Innovazione conferma la sua vocazione a polo culturale, ha sottolineato il direttore Bottiglieri. La proposta artistica rafforza e consolida il teatro nel suo essere luogo di creazione, di ospitalità, di idee di confronto costante con la scena contemporanea, estendendo lo sguardo alla danza, alla musica, al cinema e alle arti visive. Passione e amore per la cultura, il teatro e la città stessa sono queste le carte nuovamente messe in gioco per tracciare un cartellone che durante questa stagione accoglierà 17 spettacoli con varie formule di abbonamento e fuori abbonamento che identificano una relazione attiva e propositiva sul territorio ed evidenziano il forte carattere culturale del progetto. Il teatro accoglierà testi di autori che vanno da De Filippo a William Shakespeare, da Paolo Sorrentino a Toni Laudadio, da Ludovica Rambelli a Carullo e Minasi, da Claudio Lauri a Silvana Grasso, da Berardi e Casolari a Lev Tolstoj, ha spiegato il direttore artistico Egina Di Napoli. La programmazione prenderà il via giovedì 23 ottobre con lo spettacolo Dolore sotto chiave di Edoardo De Filippo e proseguirà con numerosi spettacoli più o meno noti. Io penso che sia una stagione giovane in qualche modo, cioè ci sono molti giovani e molte cose nuove, penso talenti che emergeranno nel futuro, e ci sono invece delle artisti, delle artiste fondamentalmente, devo dire, molto più al femminile, molto affermate, bravissime, che daranno un contributo straordinario alla stagione. Tante attività, perché il Ghirelli o comunque la fondazione non è fatta di stagioni teatrali, il cartellone, è fatta di progetti, attività, relazione tra i vari linguaggi dello spettacolo, musica, teatro, danza, cinema, ma anche parole. Abbiamo detto anche la promozione di nuovi talenti, penso alla battaglia delle idee tra le ultime attività che... Esatto, anche quello. Ma anche proprio, diciamo, come dire, degli artisti. Intanto c'è la tendenza che oggi di nuovo gli artisti, come dire, lavorano in collettivo. A un certo punto si era un po' persa questa cosa, ora torna l'idea di artisti che si mettono insieme e producono opere pensate collettivamente. Questo mi sembra un segno molto interessante. Spazio alle arti visive con cinema tra reale e teatrale, un ciclo di appuntamenti incentrati sulla rivisitazione in chiave moderna dell'opera lirica e del teatro musicale in genere saranno programmati in Erasmusica, nuovamente jazz con la terza stagione di Un fiume di jazz ed infine spazio alle donne con la rassegna femminile palestinese. Polo vivo e attrattore di eterogeneità, il Teatro Antonio Ghirelli ha contribuito allo spostamento del baricentro culturale della nostra città, rendendo il Parco del Lirno luogo di riferimento e di creazione identitaria di un territorio. Queste le parole dell'assessore alla cultura Ermanno Guerra, che nelle ultime battute ha posto i suoi ringraziamenti alla Banca Salernitana che sosterrà la campagna pubblicitaria di tutti i teatri salernitani, riconoscendone il profondo valore intellettuale. In chiusura le parole del sindaco Vincenzo De Luca: lavoreremo insieme su progetti specifici affinché il teatro sia luogo di incontro attivo, studio e ricerca e propositivo della vivacità culturale e che sia attraente per i giovani e per gli adulti. Un teatro che è diventato un punto di riferimento per tante attività, non solo produzione teatrale, presentazione di libri, mostre di ceramica, di opere d'arte, cinema, musica, jazz, veramente un polo culturale di straordinario valore ed è ancora più importante perché è rivolto al territorio, quindi offre un'occasione di visibilità e di promozione per gruppi teatrali e culturali che sono attivi nel nostro territorio.